Buongiorno a tutti! Allora, oggi eccomi qui con un video acquisti. Allora, so che volevate vedere alla svelta tutti quei kit che vi ho fatto vedere venerdì, ma mi stanno arrivando una marea di pacchi e quindi devo assolutamente farvi anche qualche video di questo tipo. E allora, queste cose sono tutte da Banggood e mi erano arrivate già un paio di settimane fa. Io ho aspettato a fare il video perché in teoria dovevo arrivarmi un altro pacchettino, ma... E mi hanno detto quelli Banggood appunto che gli è tornato indietro, non si sa perché la dogana l'ha rispedito indietro, forse era troppo grande, non lo so, non ha un gran senso, dopo vi spiego un attimo cos'è. Allora, cominciamo subito. Questa volta non ho comprato solo stampi, ho anche comprato altre cose molto molto carine, quindi adesso cominciamo subito. Allora, per prima cosa ho preso questo, a parte che è quasi abbinato le mie unghie, quindi anche i miei capelli, comunque è un porta matite, porta... pennelli, porta quello che volete ed è bellissimo, fatto così, mi piace un sacco. Come al solito queste cose hanno prezzi molto bassi, vi metto i link nell'info box perché non mi ricordo i prezzi al momento. Poi, allora, questa è, direi che la considero una cosa creativa. Allora, guardate quanti. Allora, ci sono vari glitter e ok, quelli in teoria non mi servirebbero perché ne ho già una valanga, ma adesso provo ad aprirlo perché in teoria ci sono anche dei pigmenti, quindi per colorare la resina. No, un sacchetto si è aperto. Vabbè, il sacchetto con i pigmenti si era aperto. Anche questo si è aperto, santo cielo. E questi appunto sono proprio pigmenti. Sarebbero in realtà ombretti, però facciamo finta. E vanno benissimo appunto per colorare la resina. Ci sono praticamente di tutti i colori. Guardate che belli. Ce n'è qualcuno che si è un po' aperto, vabbè. E poi vabbè, ci sono anche i glitter di tutti questi colori. Oh, che bello, quanti pigmenti, oddio, vabbè, devo un attimo trovare il posto dove metterli. In realtà potrei semplicemente metterli qui. Questo sarebbe un porta smalto, però vabbè, non so se lo userò per gli smalti o altro. In realtà lo volevo bianco, me l'hanno mandato nero, vabbè, pazienza. E niente, fatto così, è troppo carino, è bello grandino come vedete. E appunto, potrei provare a metterci questi, non penso che sarebbero molto comodi perché passano qua sotto, però vabbè. E l'altra cosa che mi doveva arrivare e l'hanno mandato indietro era sempre un altro porta smalti che era più sottile ma molto più alto, era tipo il doppio come minimo. E vabbè, me l'hanno rimandato indietro, va bene. Poi questo che dovrebbe essere di stoffa, adesso lo apro. Sì, ok, è di stoffa. E l'avevo preso per provare a farci uno dei miei braccialetti Bangle, però mi sa che è troppo piccolo per uno degli stampi ed è troppo grande per l'altro, vabbè, poi vedrò. Poi, oh mio Dio, questo è bellissimo. Allora, eccolo qua, provo a farvelo vedere un attimino meglio. Eccolo qua, è una lampada. Adesso bisogna mettere le pile e si accende. Ah, guardate com'è bella! È stupenda! Con queste specie di fiori di ciliegio bianchi, vabbè, insomma, non so bene che fiori sono, comunque mi piace tantissimo. Poi, pennelli. Questi non li userò per il trucco sempre, ma li userò per mettere il lucido sulla resina o cose del genere comunque. E sono bellissimi, guardate che belli tutti i lilla. Lo sapete che adoro il lilla. Ah, in teoria sarebbero per nail art, però no, io non li userò per le nail art. Ok, ora rimangono solo degli stampi. Allora, mi sono arrivati da settimane, infatti non vedevo l'ora di farvi video per poterli usare. Allora, c'è questo. Guardate quanto è bella sta farfalla. Con i dettagli in rilievo, no vabbè, sembra bellissima. Non sembra molto facile da usare, ma è bellissima. Poi queste chiavi, anzi adesso ve lo apro perché sa che ce n'è una coperta. Eccole, oddio, sono veramente dettagliate, però sono molto belle. Sapete che amo le chiavi, ho tanti stampi a forma di chiave. Mi piacciono sempre un sacco. Poi, vabbè, questo è già aperto, tanto vale. Guardate quanto è carino. Oddio, qui dal naso sembra veramente molto sottile. Cioè, si vede dietro, tipo, vabbè. Comunque, guardate quanto è carino questo orsetto di pezza. È bellissimo. No, vabbè, troppo carino. E infine questo, che ovviamente vi apro perché è coperto. Prendo questa busta, mi sono fatta male alla spalla, no, ma... Ok, Erika. Guardate quanto è bello. Come vedete è un leoncino, molto stilizzato. Pucciosissimo, è bellissimo, troppo carino. No, mi piace un sacco. E sono tutti di silicone morbido, appunto. Ok, queste sono tutte le cosine che mi sono arrivate da Banggood, mi piacciono un sacco, devo dire. E spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo video e vi mando un bacione. Ciao!